Oggi per Elle Art Teatro siamo qui alla Casina dei Pini con Ulderico Pesce, che è autore e interprete di Moro, la strage di Afani, che è in scena in questi giorni al Teatro Lo Spazio di Roma. È in scena fino al 15 dicembre. E Ulderico, intanto uno spettacolo che sembra veramente un atto di accusa. Cito alcune tue. Non l'hanno ucciso le Brigate Rosse, Moro e i ragazzi della scorta furono uccisi dallo Stato. Mi sembra che non usi mezzi termini. Sono le parole che mi dice il giudice imposimato e che io ripeto. Il giudice imposimato è il titolare del processo Moro. I primi tre processi li ha fatti lui fino al 1983, quando gli ammazzarono il fratello Franco, la banda della Magliana, e lo Stato italiano gli tolse il processo per metterlo in sicurezza con tutta la sua famiglia. Il giudice ha continuato ad indagare in tutti questi anni, ha scritto dei libri, ha scritto il copione insieme a me, questo copione che è la sintesi di tutte le sue scoperte, e questa sintesi purtroppo è molto negativa per le istituzioni italiane, perché lui arriva a sostenere e a documentare che ad ammazzare Moro certamente saranno state le Brigate Rosse come mano che letteralmente ha ucciso, ma hanno compartecipato all'annullamento di Aldo Moro sia i servizi segreti americani, tedeschi e addirittura i servizi segreti italiani e parti importanti della Democrazia Cristiana, soprattutto la DC, la destra della Democrazia Cristiana, rappresentata da Giulio Andreotti e Francesco Cossiga. Sono le parole di un giudice, non di un attore, che vi invito a seguire al Teatro Lo Spazio di Roma fino al 15 dicembre. Ma tu, quando presenti questo spettacolo, intanto abbiamo appunto, hai giustamente sottolineato tu che Ferdinando Imposimato è coautore di questo tuo spettacolo. Tu utilizzi la parola Moro con la M minuscola, c'è un significato per questo? Sì, perché in Italia si ha una grande stima per Moro, sì. No? Moro non era un politico di un altro, uno statista di altro livello, voleva aprire al Partito Comunista, al Partito Socialista, alle masse popolari, si rendeva conto che l'Italia poteva essere rivoluzionata con un nuovo assetto politico, col controllo dei conservatori di destra italiani e con l'avvento delle forze di sinistra. Pertanto Moro non andava bene per questo motivo e lo ammazzarono. Allora è come se nel suo nome, Moro, scritto piccolo, ci fosse la radice del verbo morire, è come se la sua morte fosse già scritta in qualche modo, no? Appartenesse al suo DNA. Tu in scena sei un narratore, conosciamo il tuo teatro sociale, i tuoi progetti, il tuo impegno civile. In questo spettacolo hai deciso di rappresentare questa storia attraverso anche la voce, il personaggio di Ciro Iozzino. Ciro Iozzino è il fratello, era all'epoca il fratello quindicenne di Raffaele, poliziotto che viene ucciso appunto nella strage di Via Fani. Quanto c'è di Ciro in quello che fa nel tuo personaggio, nell'attore, e quanto invece tu sei in Ciro? Allora, Ciro Iozzino ovviamente mi ha raccontato delle cose, l'ho incontrato, come mi ha raccontato delle cose Adriana Zizzi, la sorella di Francesco Zizzi, perché questo spettacolo ha una radice emotiva, emozionale, sì, molto forte secondo, sì, me, a prescindere dalle grandi denunce che fa il giudice Imposimato nel testo, ma ha una radice emotiva molto forte. Pertanto per me la vita di Ciro Iozzino è stata importante ascoltarla, la vita di Adriana Zizzi. Sono famiglie che vengono letteralmente distrutte dalla perdita di un figlio che vuol fare il servitore dello Stato. Vengono uccisi e quelle famiglie si smantellano, le mamme si paralizzano, il dolore si appropria di queste famiglie. E vedete, in Italia abbiamo avuto tante stragi, non è solo quella di Via Fani di Moro, ma abbiamo avuto la strage Piazza Fontana di Brescia, Gioia Tauro, Reggio Calabria, abbiamo avuto Ustica,
dove sono morti carabinieri, poliziotti e dove sono morti cittadini innocenti. In qualche modo Ciro Iozzino rappresenta un familiare, un fratello di un morto innocente, diciamo, la coscienza popolare. Certamente le cose che mi hanno raccontato Ciro Iozzino e Adriana Zizzi sono finite nello spettacolo. Certo, particolarmente doloroso il tuo percorso anche attoriale, perché abbiamo visto in scena una partecipazione emotiva fortissima e questa rabbia che tu ovviamente riporti in scena è la rabbia ovviamente di Ciro, ma mi sembra che ci sia anche una rabbia molto forte di Ulderico come persona, come attore, come, guarda, Monica, come cittadino anche, no? Ti dico, insomma, a furia di fare teatro di impegno civile, oramai so talmente tante cose sporche che mi piacerebbe che gli italiani, sì, in qualche modo i cittadini normali, che si, no, non la manifestazione, ma che la coscienza popolare di tutti portasse a costruire un'altra Italia. Sapere, per esempio, passo da un altro spettacolo, che i traffici illeciti di rifiuti in Italia avvengono e ancora ad oggi il reato contro l'ambiente non è nel codice penale italiano, è una cosa che mi fa arrabbiare, mi credo che qualunque cittadino, cioè se io traffico e vado a seppellire 90.000 tonnellate di idrocarburi e rifiuti petroliferi sottoterra, non posso essere condannato perché non c'è il reato contro l'ambiente, è un fatto di una gravità estrema. I cittadini devono fare in modo che queste conquiste avvengano. Sapere, per esempio, che alle ore 9 in via Fani, quando è stato rapito Moro e massacrati i membri della scorta, ci fosse un colonnello dei servizi segreti italiani, Camillo Guglielmi, fotografato alle ore 9 là. Perché c'era? Il giudice lo interroga ed è un pezzo, sì, importante dello spettacolo. Spettacolo. E quello dice: andava a pranzo a casa di un altro colonnello, D'Ambrosio. Alle 9 vai a mangiare? E in più lui, il giudice, interroga D'Ambrosio e gli dice: ma veniva a casa sua il colonnello Guglielmi? E lui dice: no, non veniva da me, non l'aspettavo. Che cosa ci fanno i servizi segreti in quell'incrocio? E altre cose, il 24 aprile, mentre Moro era vivo, il procuratore della Repubblica Luciano Infelisi emette un mandato di cattura mentre Moro era vivo, per Gallinari, Morucci e Faranda, tre terroristi che avevano sparato in via Fani e che nel contempo erano in quel momento i prigionieri di Moro. Il Ministero degli Interni, Luci Goss, bloccano l'arresto. Cioè, avremmo potuto acchiappare Moro vivo, i terroristi vivi in via Montalcini numero 8. E, insomma, sono cose che a un certo punto ti fanno stare in scena in un altro modo, perché il livello di cottura poi diventa troppo elevato. Avere a che fare, guardate, affondare i piedi nella melma di questa storia porta poi a dover saltare fuori per prendere aria e ti porti dentro questa rabbia interiore che è anche dolore, perché tutto pensate che 6-7 mesi fa un brigadiere della Guardia di Finanza. Esatto, volevo arrivare anche all'ultima notizia che tu hai dato in anteprima. Sì, che ora è rientrata nello spettacolo. E adesso è rientrata, lo possiamo dire. Chi è Ladu? Ladu è un brigadiere della Guardia di Finanza, oggi quasi 55enne, che ha dichiarato al giudice imposimato che lui è stato, assieme ad altri 39 militari italiani, a spiare per conto dello Stato italiano la prigione in via Montalcini numero 8. Cioè, Giovanni Ladu arriva a sostenere che ha spiato, vestito da operaio dell'Enel, ha messo delle microtelecamere su un lampione pubblico di fronte all'appartamento dove Moro era prigioniero. Hanno registrato tutte, che queste bobine andavano a Palazzo Braschi e venivano consegnate al colonnello Pietro Musumeci, dei servizi segreti, un colonnello che poi è stato arrestato perché ha, secondo la magistratura italiana, ha occultato le prove della strage di Bologna. Che facevano queste bobine in mano a uno dei servizi segreti? E soprattutto, se lo Stato italiano conosceva quella prigione, perché non hanno liberato Moro? Tanto che Giovanni Ladu arriva addirittura a dire che
Era prevista un'irruzione dentro l'appartamento di Moro l'8 maggio del 1978, ma il giorno prima, il 7 maggio, viene bloccato dal Ministero degli Interni. Allora che complotto c'è sotto? E che Italia possiamo avere nel futuro se non si chiariscono queste matrici prime? Quindi il tuo spettacolo si basa comunque su fonti importanti, questo è bene chiarirlo perché sennò altrimenti sembra uno spettacolo, l'ennesimo spettacolo su Moro o alcune dichiarazioni invece sono fondamentali perché frutto di appunto di studi e di dichiarazioni. Le informazioni sono tutte documentate da un giudice, esatto. Cioè da uno dei più grandi giudici che l'Italia abbia avuto, che è Ferdinando Imposimato, e che per questi libri che ha scritto e per questo spettacolo sta anche passando qualche problema. Perché pensate che il giudice è andato alla Procura della Repubblica di Roma a portare questo incartamento relativo alle affermazioni di Giovanni Ladu, e la Procura della Repubblica di Roma, invece di indagare sulla veridicità delle affermazioni di Giovanni Ladu, ha messo sotto inchiesta Giovanni Ladu. Ulderico, oggi sei stato alla Sapienza a incontrare i ragazzi, i giovani studenti. Perché è importante che loro, soprattutto i giovani, vedano uno spettacolo su Moro? Per contribuire a farsi un'idea del sentire comune dell'Italia, a formare una coscienza pubblica che vada verso la scoperta della verità. Perché soltanto se si recupera la memoria i giovani possono combattere per creare nuove strade per il futuro. Il caso Moro e le stragi impunite dell'Italia, da Via Fani a Bologna, a Milano, Reggio Calabria, eccetera, vanno chiarite per individuare dei colpevoli, cacciarli definitivamente dalle istituzioni e avviare un risanamento del nostro paese. Se non si fa questo, ahimè, i giovani potranno solo poggiarsi su un'Italia corrotta, dove vige la bugia, il degrado e la corruzione. E allora, a parte i giovani che noi invitiamo, ma invitiamo tutti a vedere lo spettacolo di Ulderico Pesce al Teatro Lo Spazio di Roma fino al 15 dicembre, per maggiori informazioni invitiamo anche a cliccare sulla tua pagina. Sito, grazie Monica. www.uldericopesce.it, oppure sto su Facebook, i gruppi Facebook, insomma, l'importante è dialogare e costruire delle intese. Perfetto, ti ringrazio Ulderico. Grazie a te Monica e a tutti voi della redazione.